Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Italia. Oggi siamo su Cartizans, un gioco che uscirà nel corso del 2021, non è ancora uscito, non so dirvi ancora il prezzo, e capiamo che è in uno stato abbastanza, diciamo, embrionale dal fatto che qua vediamo la build 0.15, la versione 21, e dalle opzioni, diciamo, non c'è nessuna selezione della lingua, non c'è nulla, quindi... Insomma, è un test, diciamo, proviamolo. Ecco, questo è un gioco basato interamente sui gatti, non è la prima volta che si vede una cosa del genere, perché è tutto basato appunto sul mettere il gatto in ogni parola, e in questo caso lo vedete dalla difficoltà. Abbiamo difficoltà casuale, Catverage, una media, normale, e Catlamity, che è ancora bloccata, che noi facciamo la media. Ora dobbiamo creare due gatti. La cosa interessante adesso, più che andare a spiegarvi tutto il gioco, perché quello non lo conosco, andiamo a vedere la creazione dei gatti. Ne abbiamo due. E bellissimi. A me i gatti poi piacciono, quindi li facciamo un po' particolari. No, dai. Erano più belli quelli di default. Vabbè, dai. Possiamo scegliere i tipi di occhi, tipo di la forma degli occhi, il colore degli occhi, il manto, il pattern e le loro statistiche, che si dividono in stamina, quindi il fiato, la forza, l'intelletto e la fortuna. Poi abbiamo dei tratti. Un tratto richiesto è quello loyal, cioè il... adesso regale, una roba del genere. Ok, in sintesi è un tratto che non gli fa lasciare la città nel caso in cui l'umore sia basso, quindi questo è una cosa fondamentale, perché questi due non li perderemo mai. Dopodiché abbiamo questi due slot in cui possiamo scegliere questi, e li andiamo a vedere. Amante degli animali, un gatto da cespuglio, dormono in letti sui piani più bassi, prendono un bonus all'umore per l'altezza giusta del letto, mamma mia. Catnip lover, mangiando catnip, che dovrebbe essere un tipo di fiore. Charming, molto charming questo. Scarly no, clumsy, ce ne sono veramente tanti. C'è domestico, il ferale, adesso io ve lo lascio qui se poi li volete leggere tutto. Lazy, loner, non piace socializzare autonomamente, prende una botta di umore quando è in zone affollate. Questo è un natural chef, lei è coraggiosa ed è un gatto da albero, gli piace dormire negli alberi. Vabbè, dai, acceleriamo la cosa e andiamo avanti. Controllo della camera con WSD si ruota con Q e D o il tasto destro. Vasd per muoverci, come vi ho detto. Ok, abbiamo l'inizio, entra nella foresta. Abbiamo la possibilità di selezionare un personaggio e cliccare col tasto destro e farli camminare, un po' come succede anche su altri strategici, non tutti della verità. Grande minaccia del mondo sono i cinghiali, in questo caso. Seleziona il knight, che lei è brave, quindi lei combatte, e vedete la vita sopra, che è decisamente più alta la nostra, insomma, rispetto alla loro. Ok, e abbiamo vinto. In questo caso, cliccando col destro, andiamo a fare il looting. Quindi, in questo caso, stanno portando tutto alla storage. Davvero, davvero molto, molto strano. Vabbè, intanto abbiamo i villagers, sono i nostri, raccolgono le risorse base, che sono i nostri due gatti iniziali. No, mo, vabbè, cliccando sulla pianta lui inizierà ad avvestare. Sì, sono i nostri due gatti iniziali. Allora, vediamo subito. Ah,
Abbattendo alberi, raccoglierai 10 di legna. I villager possono anche avvistare i catnip, i cespugli, insomma le bacche credo siano, per cibo o minare rocce per oro e pietra. Quindi lui sta lavorando. Qua possiamo accelerare i tempi. E qua invece abbiamo la possibilità di creare dei gruppi per fare le nostre unità un po' alla Total War, diciamo. Ah, qua hanno raccolto e questo sta andando adesso a prendere tutto. Acceleriamo, vediamo. Si sta raccogliendo. Ah, stanno lavorando in cooperativa, cioè l'intelligenza artificiale che... E stanno anche socializzando. Clicca il build menu per costruire edifici. Va bene, il build menu è questo. Guardate quanti ce ne sono, non tantissimi, però... Simple cottage, two-story cottage... facciamo un simple cottage, possiamo andare a ruotarli con le frecce, sì, è giusto, le mettiamo qua lungo la strada. Ok, cosa che gradisco molto è che non compaiono immediatamente ma vengono costruiti pian piano. Ok, nuovi cittadini vogliono aggiungersi alla città, vediamo un po'. Ah, li possiamo anche invitare, interessante, abbiamo Archie e Daisy, con le loro statistiche, i loro tratti, quindi li possiamo andare a selezionare, in questo caso non riesco... Vabbè, la scaderà alle 16, quindi alle 16, ma in realtà sono le 4 pm, alla fine fa un po' una confusione, ne accetto uno, ok, c'è questa cosa dei messaggi qua che mi dà un po' fastidio. Il pannello dei cittadini mostra la lista di tutti i cittadini nella tua città. Puoi usarla per selezionare velocemente un specifico gatto. E qua vediamo che Mo non è tanto... Ah, qua possiamo aprire e chiudere, ok. Va bene, possiamo selezionarne uno e vedete che non è proprio felicissimo lui. Vediamo un attimo... Ah, sì. Enter the forest. Ok. Il pannello dei goals, degli obiettivi, è la lista delle cose che devi fare, ok. Uno degli obiettivi di ogni livello è trovare l'entrata, e non sono riuscito a leggere. Ah, i cavalieri si muovono più velocemente. Vediamo un po' chi è il cavaliere di noi. Scusate, potete venire tutti qua, per favore. Ok, il cavaliere è questo. Ah, è Leandra. La facciamo andare qua alla foresta, vediamo un attimo. Completa tutti i goal per muoverti nella prossima area. E clicca per selezionare, vedete che qua abbiamo la possibilità di settare chi ci vivrà in questa casa, settare i muri. Ah, pronto a iniziare la tua città? Sì, perché qua si va a iniziare i livelli. Un po' stile mobile questa creazione. Vabbè, abbiamo i nostri cittadini e li portiamo tutti con noi, possiamo portarli tutti, sì, li portiamo tutti, le statistiche sono abbastanza bilanciate per tutti, ma è il tutorial che ci ha portato a questo. Costruisci un market, pulisci tutti i nemici, raggiungi la popolarità della città a 2 stelle e trova il limite della foresta. Ok, iniziamo mettendo in pausa e dando un'occhiata alle infrastrutture che si possono costruire al momento. Ricordiamo, versione 0.15 del gioco, quindi abbastanza iniziale. Abbiamo il Simple Cottage, Two Story Cottage, abbiamo il Market che abbiamo bloccato, che richiede l'architetto di livello 1, e poi la Bath House, che sarebbe per fare il bagno, insomma, per i gatti. Facciamo il Simple Cottage. Vediamo un po' l'entrata qui, facciamo la casa lì, infrastrutture, abbiamo le strade che possiamo provare a piazzare qui. No, vuota, ok, posso piazzarla, ah no, così, è un po' scomoda la creazione della strada, ma sicuramente devo trascinare, ah, ma è la strada intesa non così, mannaggia, niente, cancella, niente, dall'altro lato, vabbè, dai, abbiamo decorazioni, abbiamo anche la wishing well, può scambiare soldi per il pozzo dei desideri, insomma, vabbè,
ci chiede uno di legno e due di pietra, quello che abbiamo è qua in alto, facciamolo, facciamo che il pozzo dei desideri. Ok, e qua al centro invece abbiamo la tenda. Ah, vediamo un po', prendiamo un gatto, selezioniamo lì. Ah, lo mandiamo a dormire. Ah, bello, bello. Vabbè, dai, acceleriamo un po' i tempi, iniziamo a costruire la casa, perché dovremmo avere anche la possibilità di vedere... Dovrebbe esserci anche la... Aspettate un secondo. Cat fight. Stanno già litigando tra di loro. No, stanno parlando. Perché è forte anche la componente social in tutto questo. Quindi... Sì, hanno litigato tra l'altro. Quindi hanno fatto a botte forse. E sarebbe carino capire... Take a break. Posso dirgli di... Di fare un break. Ma no, io voglio... Leandra non è molto felice in questo momento. Vorrei portarla a fare un giretto. Si stanno azzuffando i due. Vabbè, combatti il cinghialozzo. Ok. Loro vanno a prendere quello che devono prendere. Perfetto, bisogna sempre fare attenzione a questi giochi quando si velocizza, perché si rischia di perdere delle cose. Allora, vediamo un attimo. Abbiamo un massimo di 5 persone, perché abbiamo case in grado di ospitare. Vediamo un attimo, possiamo assegnargli... Ah, 2, ok. 2. Vediamo un attimo. No, Leandra e Thomas sono i due che non lasceranno mai il villaggio. Però devo scegliere chi ci abita. Vabbè, qua abbiamo l'upgrade del comfort. Ci serve un architetto. Un architetto che non so chi sarà un architetto di loro. Questo è un membro fondatore, lo vedete nelle statistiche. Non ho idea di come fare, però vabbè. Mi ricordo un altro gioco, che non mi ricordo cavoli come si chiama, era Fortune qualcosa, che era un gioco non con i gatti ovviamente, ma dove era forte la componente un po' social, tipo i The Sims. Adesso cosa sta facendo? Si sta... una conversazione di insulti, la mando via subito perché ho bisogno che vada a esplorare un po' l'ambiente. Voglio prendere un altro, voglio farlo andare a scavare, e tu invece abbatti un albero. Ok, iniziamo a esplorare invece col nostro gatto qua. E qua abbiamo i turnip, catnip. Sì, vabbè, turnip è il nome, probabilmente quello vero. Intanto mandiamo via questa nebbia. E in questo livello dobbiamo battere tutti i nemici ed esplorare il limite della foresta, che dovrebbe essere questo. E battere tutti i nemici, costruire un market e aumentare il prestigio del villaggio. E questo è il prestigio attuale, una stella. Quindi dobbiamo accettare un nuovo villico, che prendiamo questo, che è un cuore di leone, quindi coraggioso. Questo è amante dei catnip. Ok, vai, è arrivato. Intanto tu continui a esplorare. Qua abbiamo aggiunto altri limiti del villaggio. Lo ripeto sempre spessissimo per tanti giochi, ma anche questo, come tanti altri, si presta. Magari una live sono due, vediamo se ce la può fare. Acceleriamo un po' i tempi, ma dovrebbe farcela abbastanza tranquillamente, anche se dovremmo mandarlo un po' a riposo adesso, perché... Raccogli, per favore. Ok, e torna indietro. Mo è entrato in combat. Scusate, dov'è Mo? Merda. Leandra, vai a dargli una mano, ti prego. Perché sti qua stanno... Scappate, scappate, sciocchi. Ok, Leandra sistemerà i due cinghiali per voi, anche se ci rischia, ci lascia le penne forse. Mannaggia, no? Fuggi. E voi finite il cinghiale, vi prego. Non voglio perdere subito la tizia lì. No, vabbè, lei scappa. No, è andata. Ah, incosciente. Incosciente, no, intendo anche. in uno stato di incoscienza. Però lo sta curando il buon Jinx, che magari è anche medico.
No, però un pessimista. Vabbè, l'ha rimessa in piedi, però non sta proprio benissimo. L'umore credo che non sia. Mood meno 3. Ok. Vabbè, però è un membro fondatore, quindi. Ok. Abbiamo anche dell'oro qua. Buono, 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 dai, ragazzi. Stiamo aumentando anche l'oro. Qua abbiamo il cibo. Jinx raccoglierà i turnip. Devo ancora capirci bene, perché il tutorial non ha spiegato proprio tutto, ci sono diverse cose che non ho ancora capito, però intanto attendiamo che Leandra ricarichi la sua vita, anche le meccaniche social non si capiscono molto, e soprattutto non riesco a capire... Oh. Facciamo un altro cottage più grande. No, più che altro credo che costruendo... ci sia qualcuno poi che diventa effettivamente un architetto, comunque sarebbe da chiarire. Tommat, ah, vedete che sta facendo esperienza qua sotto, 92, 100, adesso è salito. Tommat può livellare, livella, gli è aumentata la vita ed è diventato livello 1 architetto. Ok, ora, essendo diventato livello 1 architetto, tecnicamente possiamo costruire finalmente il market. Il market lo facciamo magari qui, così, un po' a cazzo, per dire, però. Devo ancora capire se possono livellare in modo diverso, però, lo ripeto per la terza e ultima volta, il gioco è molto agli inizi. Mi sembra già ottimizzato comunque piuttosto bene, sembra abbastanza intrigante, quindi... Abbiamo già trovato il limitare della foresta, non abbiamo ancora ucciso tutti i nemici, quindi dobbiamo mandare Leandra a esplorare queste zone, la mandiamo di qua, però intanto abbiamo raggiunto i due livelli di... No, non abbiamo raggiunto i due ancora di popolarità, ma adesso in questo momento abbiamo raggiunto i due, dobbiamo uccidere tutti i nemici, quindi continuiamo. Il problema è che, ok, qua c'è un nemico, il problema è che noi abbiamo costruito il market, però vorrei capire cosa serve al market, eccolo qua. Possiamo rimuoverlo, possiamo acquistare o vendere, assumere un... l'hanno stesa di nuovo? No. È Jinx che è in stato di incoscienza? Ok, vabbè, dicevo, stavamo guardando il market. Allora, qua possiamo assumere i servizi di un cittadino professionale dalla cittadella, Catadel. Richiede l'upgrade shops e qua upgrade shops. Aggiungi più opzioni, sì, ha la possibilità di acquisire... Oh, facciamo l'aggiornamento. Abbiamo speso i soldi, ma non, in realtà non ci dà niente. Comunque il mercato lo possiamo usare nel momento in cui arriva un mercante in città. Quindi ora, ti stavi riposando. Ah, vedete, possiamo scegliere sit near fire. Ah, figo. Qua possiamo prendere cibo dallo storage, mangiare un cibo specifico. Qua si va a dormire, normalmente. Ci avremo il tempo. Vediamo intanto gli altri cittadini che cosa possono fare. No, non può fare granché qua. No, non ha una vera e propria interazione, quindi fai poi quello che vuoi. Leandra, aspettiamo che recuperi. Oddio, Aci ha contratto Flies. Che cos'è? Flies. Flies sono le pulci? Potrebbero essere le pulci, guardando un po' quello che gli gira intorno. Comunque, andiamo avanti, rimandiamo la nostra Leandra, cittadina fondatrice del villaggio, a esplorare tutto il mondo e uccidere tutti i nemici, per poi completare lo schema. Ok, dovrebbe farcela. Forse, sì, dovrebbe. Ok. Prende la carne e se la porta a casa. Ok, non abbiamo ancora finito, però Leandra ora può livellare. Scopriremo subito
come funziona il livellaggio, perché cliccando qua è diventato sì, ok, hanno professioni diverse, quindi hanno, lei è un cavaliere, insomma, un guerriero. Tomat è un architetto, mentre invece gli altri vedete che non hanno una professione. E Aci è anche incazzato nero. Vabbè, intanto attendiamo un attimo, proviamo a fare magari il giro da questa, così completiamo il cerchio e... Intanto loro stanno facendo in modo del tutto autonomo la raccolta di legname, di roba di, utile per il villaggio. Dovremmo finire gli ultimi due cinghialozzi, credo siano gli ultimi due, il giro l'abbiamo quasi fatto del tutto, quindi dovremmo completarlo. Sì, infatti abbiamo completato l'obiettivo. E a questo punto si va alla selezione del livello. E quindi nuovamente si va a sbloccare un'altra cosa. Questa dovrebbe essere tutta la parte, diciamo, di questa versione di gioco. Non so dirvi ancora il prezzo, so dirvi solo che uscirà nell'arco di quest'anno. Sembra assolutamente intrigante, quindi fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti e noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima ragazzi e ciao ciao!